Lavorare in movimento per essere più produttivi. Cari amiche e cari amici da Andrea Ciraulo, bentrovate e bentrovati su Fare Smart. Oggi vi rivelerò il trucco che probabilmente più di tutti in assoluto ha migliorato la mia vita lavorativa. Non sto imbrogliando, non è una introduzione clickbait e la verità lo penso davvero. E questo trucco ninja della produttività è lavorare in movimento. Cosa vuol dire? Vuol dire fondamentalmente che chi come me fa un lavoro fondamentalmente sedentario, fa un lavoro al computer, fa un lavoro alla scrivania, fa un lavoro in cui sta seduto per la maggior parte del tempo, il trucco è muoversi il più possibile. E con muoversi intendo proprio camminare, intendo uscire dall'ufficio, intendo passeggiare, addirittura in alcuni casi, se possibile, correre. Ora, sono sicuro che voi starete pensando, vabbè, ma questo è uscito fuori di testa. Avevamo già capito che è un po' strano, Andrea, ma questa volta ne abbiamo davvero la conferma. E invece no, in realtà i momenti in cui noi possiamo essere produttivi muovendoci, grazie all'utilizzo dello smartphone, che in questo senso ci ha sicuramente migliorato le possibilità e ha ampliato le nostre possibilità di lavorare non alla scrivania, questi momenti in cui io posso stare in movimento sono molti di più di quelli che pensate. Il trucco sta nella nostra creatività, ovvero cercare di fare il possibile per trovarli questi momenti. Naturalmente dipendono dal workflow di ognuno, dipendono dal modo di lavorare di ognuno, dipendono dal tipo di lavoro che ognuno di noi ha, ma con un po' di creatività, con la giusta dose di inventiva, sicuramente possiamo trovarne molti di più di quelli che pensiamo. Vi faccio alcuni esempi di quelli che valgono per me, dei casi in cui io lavoro in movimento. Chissà che non vi siano di stimolo, magari alcuni riuscite a rubarmeli, poi alcuni magari ve li potete inventare voi e alcuni altri me li potete segnalare perché magari sono io a non averci pensato. Sicuramente le telefonate. Io oggi, e già da un pezzo ormai, non riesco più a fare telefonate da seduto, perché ormai mi è entrata questa cosa qua mentale. Io associo le telefonate a delle passeggiate. Ogni volta che faccio una telefonata, esco di casa se lavoro in casa, esco dall'ufficio se sono in ufficio, o anche quando sono a scuola mi metto in un corridoio e inizio a camminare. Anche quando ricevo le telefonate, qual è il momento migliore, qual è l'occasione migliore di staccare gli occhi dallo schermo e iniziare a camminare. La lettura e la risposta dei messaggi è comodissimo. Io ho la fortuna di ricevere tantissimi messaggi su Telegram, molti di questi vocali, alcuni testuali. Rispondere a questi messaggi mentre cammino è estremamente comodo, estremamente utile. Non c'è nessuno svantaggio, quando parliamo di messaggi vocali è il top, ma anche i messaggi testuali li riesco a leggere mentre cammino e riesco comunque anche a scriverli o con le mie ditina, con i miei pollicioni, oppure con la dettatura vocale dello smartphone. La lettura e la scrittura delle mail, altrettanto, io posso leggere le mail mentre cammino e poi posso rispondere sempre scrivendo se si tratta di una risposta molto breve oppure dettando al mio smartphone la risposta. Oggi la dettatura vocale degli smartphone è estremamente efficace. Magari in quel caso devo mettere in conto qualche imperfezione, qualche accento fuori posto, qualche virgola che non viene messa esattamente dove vorrei io. Se sto parlando ad un amico o un collega con cui ho una buona relazione, niente di male. Diversamente posso anche avvisare: guarda, scusami, ma ti sto dettando questa mail. Vedrete che le persone capiranno molto più di quello che pensate. E poi c'è tutta la parte di programmazione. Io tendo a programmare la mia settimana e, quando possibile, anche la mia giornata. Questa fase qua, questi 10 minuti in cui io mi segno su Trello quello che dovrò fare nella giornata, oppure in cui io guardo un po' gli impegni della settimana su Google Calendar, cavoli, si può fare molto molto comodamente e facilmente mentre ci muoviamo. Ormai sullo smartphone abbiamo veramente tutto e questa cosa qua funziona molto molto bene. Infine, e poi ho chiuso con i miei esempi, tutta la parte di creatività. Quando io preparo un episodio di un podcast, quando penso alle domande di un'intervista, quasi mai sto seduto alla scrivania a farlo. Questa è una cosa che non richiede che io stia seduto, per cui la posso fare mentre cammino, la faccio in movimento. Segno, sempre sul mio feed o Trello, le domande per l'intervista, gli argomenti che voglio trattare in un episodio di podcast. Questo stesso podcast, questo stesso episodio è stato preparato in movimento. Me li segno tutti,
lasciandomi magari la libertà, quando sarò seduto con uno schermo grande, con uno sguardo più concentrato su quella cosa, di riordinare eventualmente. Beh sì, perché questo è un po' il trucco, diciamo che in movimento possiamo fare il grosso e poi eventualmente quando ci sediamo possiamo fare la parte invece che richiede un po' di perfezione, un po' di precisione. Se ad esempio io faccio una telefonata in cui prendo degli accordi con un'altra persona, terminata la telefonata mi posso sedere un attimo e segnarmi eventualmente le cose da fare o segnarmi le cose che ci siamo detti. Naturalmente non tutti come me hanno la possibilità di fare certe cose in movimento, può darsi che voi siate lavoratori o lavoratrici dipendenti e allora non potete permettervi di prendere, uscire dall'ufficio così perché vi prende lo sghiribizzo, magari il vostro capo pensa che vi ha preso un colpo in testa. Però l'invito che vi faccio anche in questo caso è: non date per scontato che una certa cosa non si può fare, perché a volte, spiegata bene, motivata nella maniera giusta, in realtà le persone che abbiamo intorno tendono a capire molto di più di quello che noi pensiamo. Non vi dico che sicuramente così, vi dico però di non escludere la possibilità. Ma perché, voi direte, per quale motivo io dovrei fare questa follia? Perché mai dovrei uscire a rispondere alle telefonate quando posso farlo bello spaparanzato sulla mia sedia, nel mio ufficio o nella mia cantina, se per caso qualcuno di voi ha l'abitudine di lavorare in cantina, non facciamo nomi. I motivi per quanto mi riguarda sono almeno due e sono: numero uno, tenerci un minimo in forma. Sapete che io non sono uno maniaco della forma fisica, non ho una forma fisica invidiabile, tutt'altro, però quelle due o tre cosine periodiche che mi permettono perlomeno di sopravvivere, di non avere un infarto prima dei 40 anni, cerco di farle, ce la metto tutta per fare il minimo sindacale, ma non andare sotto quel minimo sindacale. E quindi faccio due, tre piccolissime sessioni di esercizio fisico alla settimana, ma cerco di camminare molto. E beh, se come me anche voi avete ben poco tempo libero, avete famiglia, avete un lavoro che vi impegna molto, allora trovare questi trucchetti per camminare un po', magari anche a passo rapido, è un modo per aggiungere dell'attività fisica a quella che fate eventualmente più strutturata. Devo dirvi che lavorare in movimento vi permette di fare qualche migliaio di passo in più ogni giornata. Ma in realtà non è finita qua, perché se fosse solo così, forse anche io stesso non so se farei questa cosa, non so se ne varrebbe per me la pena. La verità è che il motivo principale per cui dovremmo lavorare in movimento è che il nostro cervello in quella situazione entra in un flow, entra in uno stato maggiormente energetico, maggiormente produttivo, maggiormente creativo. Il nostro corpo, quando si muove, attiva in una maniera positiva il cervello, ci passa l'abbiocco, immaginate dopo pranzo l'abbiocco post prandiale, immaginate i momenti in cui vi sentite stanchi o stanche, muoverci è come dire al nostro cervello: amico mio, attivati. Il nostro corpo nel movimento attiva il nostro cervello e lo mette, soprattutto oltre che essere più energetico, lo metti in uno stato più positivo, proprio anche soltanto a livello di osservazione della realtà, di presa delle decisioni, di capacità di guardare il ventaglio delle decisioni, delle opzioni tra cui scegliere. Bene, essere in movimento ci permette di fare tutte queste cose che vi ho descritto in maniera molto più efficace, o almeno così funziona per me. L'invito che vi faccio è: provatelo un giorno, provatelo due giorni, magari spingetevi a provarlo per una settimana e poi mi direte se avevo o non avevo ragione. Per qualsiasi osservazione su quello che ho detto, se già lo fate, se avete delle ulteriori cose a cui non ho pensato che mi volete dire, se invece non lo fate e pensate che sia sbagliato per qualsiasi altro motivo, insomma scrivetemi. Sapete dove trovarmi, nelle note dell'episodio ci sono tutti i link, se no trovate su officine.me i link per contattarmi, così come il canale Telegram dove trovate extra, backstage e un sacco di informazioni utili, officine.me/telegram. Io spero anche questa volta di avervi dato uno spunto di riflessione interessante, ma ancora una volta, anche questa volta vi ricordo: fatelo meglio, fatelo veloce, fatelo smart. Thank you.